La gamba mini, un'icona di stile e di eleganza che dal 1959 ha fatto sognare tantissime generazioni. Ritorna fedele a se stessa perché se la guardate da fuori il look è proprio identico alla sua antesignana, ma dentro una vera e propria revolution, una vettura completamente nuova. Ne parliamo con Federica, capo proprio di Mini Italia, che ci racconta un po' quali sono le novità di questa vettura, di questa Mini Cooper. Buongiorno a tutti, sono passati 65 anni, l'hai detto tu, 65 anni dove diciamo è stato fatto un percorso per quanto riguarda il mondo Mini. Se sulla parte degli esterni è proprio al primo colpo d'occhio rivediamo tutto quello che è la storia di questa vettura, entriamo a bordo ed è un immediato tuffo nel passato, perché tutto quello che è il minimalismo e l'essenziale che caratterizza il concetto di uso creativo dello spazio, che è proprio di Mini, viene riproposto, ma viene poi viene riproposto in una chiave estremamente nuova, digitale e futuristica. Hai detto bene, una vettura Amarcord che però dentro veramente è contemporanea perché è animata dall'intelligenza artificiale, ormai fa parte della nostra quotidianità in tutti i settori della nostra vita e Mini non è da meno. Quindi quali sono i plus che troviamo nella nuova Mini Cooper? E poi abbiamo anche una novità, abbiamo un simpatico amico che è a bordo e i Mini ci può risolvere a 360 gradi tutti i nostri problemi e le nostre curiosità durante la guida. Partiamo proprio da Spike. Spikey, che è il nostro fedele amico quattro zampe che ci segue da tantissimi anni, è salito a bordo con noi, fa parte di tutto quello che sono i sistemi di supporto di intelligenza, è il nostro personal assistant a bordo e ci permette proprio di avere una relazione diversa con la vettura. Tutto quello che è la tecnologia che sicuramente in questa Mini del 2024 raggiunge la sua massima espressione. Pensiamo allo schermo circolare OLED che rappresenta diciamo il cuore di tutto quello che è la Mini con un sistema operativo 9, quindi estremamente avanzato, ma poi anche i sistemi di assistenza alla guida raggiungono dei livelli mai raggiunti precedentemente. Stiamo parlando di materiali riciclati, dalla tappezzeria che ricopre la plancia, addirittura i cerchi che sono stati utilizzati, appunto degli allumini riciclati, insomma, ecocompatibile. Volete arrivare a un 2030 neutralità di CO2, ovvero fare tutta la gamma elettrica e con lei, insomma, siete già a buon punto. Il nostro percorso è, diciamo, è iniziato perché questa versione che presentiamo oggi esiste anche nella versione elettrica, motorizzazioni E ed SE, ma come dicevi abbracciamo a 360 gradi questo concetto di sostenibilità nella scelta dei materiali, l'alluminio riciclato per i cerchi, l'assenza nell'utilizzo della pelle per quanto riguarda tutti gli interni e poi l'assenza di cromature, proprio per un percorso verso la sostenibilità che sia olistico. Esatto, sostenibilità anche comunque, come lei ha detto, nella versione termica, perché i materiali appunto hanno abbattuto al massimo le emissioni di CO2. Allora, a questo punto abbiamo già spoilerato che vabbè, la versione elettrica c'è, ma per i più competitivi arriverà a fine anno la John Cooper. Non può mancare la John Cooper Works all'interno della nostra gamma, bisogna aspettare ancora qualche mese, ma è in arrivo. Allora, noi oggi proviamo la motorizzazione termica, quante versioni ci sono? Allora, abbiamo la versione C e abbiamo la versione S e avrete l'occasione di provarle. E allora, prima di scappare sulla vettura, mani al portafoglio, quanto ci costa? Allora, partiamo dalla versione C con 28.900 euro e arriviamo alla versione S che sono 31.900 euro. Beh, grazie, io ti saluto, vado, ciao. Vero spirito British per la nuova Mini Cooper. Icona di stile, sì, ma che cosa cambia? Beh, a un primo sguardo è proprio lei, non cambia nulla. Eh no, guardiamola bene. Gli occhioni sono loro, quelli dell'iconica Mini che ha siglato proprio la storia di questa quattro ruote. La griglia diventa invece esagonale. Linee pulite, come nello stile della famiglia, ma la vera novità in assoluto per quanto riguarda lo stile è il lato B. Ma qua piove, andiamo a vedere dietro. I fari con questo design, nuovo design, che vengono coniugati da questa barra nero, il logo al centro e qua il lunotto posteriore. Insomma, come avete capito, è proprio lei. La vera novità è sotto il cofano e soprattutto dentro. Andiamo a dare uno sguardo. E una volta a bordo ci accorgiamo che entriamo nel futuro. Ma procediamo con ordine, partiamo dai materiali. Sono materiali a zero emissioni, completamente riciclati. Non ci credete? Anche i cerchi della macchina. Questo
questa tappezzeria che incornicia tutta la plancia è uno di questi, come i sedili con dei poliesteri riciclati e molto molto confortevoli. Qua la plancia, come vedete, si estende e racchiude questo schermo circolare dove potete trovare tutte le informazioni di bordo. Scompare il classico cruscotto, ma voi mi chiederete: e dove le leggo io le informazioni? Ma sulle DAP display, e qui potete trovare proprio tutto. Nel tunnel centrale invece abbiamo ancora dei comandi come il parking, come ovviamente le nostre marce, una levettina, è tutto molto più semplice. E per accendere il motore e giriamo questa chiave, e il sound è il suo, è quello di Mini Cooper. E poi decidete come guidare, qual è la vostra experience di bordo, e allora su e giù, e scelgo un po' in che modo oggi ho voglia di guidare. Qui la nostra radio, che adesso spegniamo, se no non riesco a parlare con voi, ma interessantissimo anche questi comandi. Qua vedete tutti i vostri sistemi di assistenza alla guida, che sono davvero tanti, per farvi guidare in sicurezza a bordo della vostra Mini Cooper, dove potete attivarli e disattivarli semplicemente cliccando la vostra opzione. Qui invece abbiamo una comoda retrocamera di parcheggio, vediamo un intruso che ci permette di controllare bene le nostre operazioni di manovra e comandi per l'aria calda e l'aria fredda. Questa vettura è una vettura davvero straordinaria, fedele al passato nel look, ma con dei contenuti davvero innovativi, perché a bordo troviamo pure l'intelligenza artificiale. Non ci credete? Adesso togliamo la telecamera. Io ho bisogno di un amico che mi guidi sulla retta via. Ehi Mini, eccolo qua, basta chiamarlo e lui subito è pronto ad aiutarmi. Qualunque mia richiesta, io sono sicura che questo piccolino saprà soddisfare le mie aspettative. Detto questo, io continuo il mio tour, perché guidare questa vettura è davvero piacevole. Noi stiamo provando la versione termica, c'è anche quella elettrica, e per i più grintosi arriverà anche la John Cooper.